Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nel centro storico di Caprino e con l'architetto Marino Malini. Buongiorno. Vi racconteremo di questo edificio storico molto particolare. Noi adesso ci troviamo proprio nel giardino privato. Quali sono allora le caratteristiche di questo edificio? Cioè, quali sono le informazioni utili all'utente per venire a vedere la casa e quindi capire che cosa, qual è la potenzialità? Parliamo di un'unità immobiliare posta su quattro piani fuori terra. Ha una facciata che dà direttamente sulla piazza della Vittoria, dove è proprio prospiciente un parco verde, quindi anche diciamo una bella realtà dal punto di vista dell'affaccio, no? Mentre sulla parte posteriore ha questa piccola chicca, chiamiamola così, di un piccolo giardino interno che la gente non si immagina neanche che no, ci sia che da dietro, fuori appunto infatti. Da fuori non si percepisce. Perfetto, no? Sì. Ecco, dopo la versatilità che dà questo fabbricato sta proprio lì, cioè nel giocare con la ristrutturazione che saremo in grado di offrire ai possibili clienti, proprio quella di sfruttare il giardino interno con le varie unità immobiliari che si desiderano ricavare all'interno, no? Proprio perché abbiamo questi quattro piani, di cui il piano terra potrebbe essere sviluppato per accessori alle abitazioni superiori, e gli altri tre piani potrebbero essere sviluppati con l'accesso al giardino, oppure creando un appartamento singolo magari da affittare e un altro più grande di pregio con l'annesso giardino interno. Ecco, quindi anche lì, non so, pensare di fare un investimento, sì, con un appartamento da affittare, certo, a piano terra, certo, quindi rimane indipendente, certo. E poi l'utente si gode dei due appartamenti più alti da unire con questo giardino dietro, che sei completamente in centro storico ma sei anche isolato. Sì. Ecco, questo la vedo un pregio molto importante di questo fabbricato. Assolutamente, la posizione è strategica. La posizione è in centro paese, collegato ai servizi. Abbiamo tutto a portata di mano. Sì, ecco, questo sì. Quindi direi che sicuramente vale la pena venire a fare un giro, quindi io sono disponibile. Contattatemi. Anch'io. Naturalmente anche l'architetto dal punto di vista, ecco. No, se serve qualche idea, insomma, siamo qua per svilupparla insieme. Assolutamente, quindi vi aspettiamo e prenotate una visita. Buona giornata. Arrivederci.